Ore 21, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento del lunedì con Replay, dopo la splendida vittoria del Pescara contro il Benevento, una vittoria che ci ha riconciliato con il calcio, finalmente una prova convincente sotto tutti gli aspetti. Il tutto a distanza di una sola settimana, dalla partita più brutta con lo Spezia si è passati alla prestazione più positiva, se vogliamo anche degli ultimi anni. Era un bel po' che non si vedeva uno spettacolo del genere all'Adriatico. Cercheremo di capire come mai c'è stata questa metamorfosi nell'arco di pochi giorni. E poi alla vigilia di una partita di campionato difficile su un campo, quello della Juve Stabia, domani turno infrasettimanale in Serie B, ovviamente ci vuole continuità di risultati. Andiamo a presentare gli ospiti di questa puntata. Ritrovo con piacere l'allenatore Franco Oddo. Buonasera, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Al suo fianco il nostro compagno di viaggio, Totò De Leonardis. Buonasera, Totò. Buonasera. Un bentornato anche a Paolo Sinibaldi. Buonasera a Paolo, che spesso commenta le partite nella trasmissione di Andrea Costantini. Grazie buonasera dell'invito. Paolo. E poi ci sono gli altri due amici, Riccardo Clinco. Buonasera, Riccardo. Buonasera. E anche un ben rivisto a Francesco Di Francesco. Buonasera, con il grande Teramo, reduce da 3 vittorie consecutive. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, buonasera a tutti gli amici da casa. È una serata senza partite in Serie A e in Serie B perché c'è appunto il turno infrasettimanale, quindi è un lunedì libero in attesa appunto di scendere in campo tra martedì e mercoledì. Si stanno giocando soltanto un paio di partite in Serie C nel girone B. Questo è quanto circa il Pescara. La squadra questa mattina ha sostenuto la seduta di rifinitura e poi è partita nel pomeriggio alla volta della campagna. A te. Sì, poi ci darai ovviamente le eventuali formazioni, le probabili formazioni, convocati di entrambe le squadre. C'è una notizia che interessa però in Serie B il Trapani, mi dicevi qualche minuto fa. Assolutamente sì, notizia di pochi minuti fa. Il Trapani è stato deferito, la Procura Federale ha deferito il Trapani davanti al Tribunale Federale Nazionale. Il perché è legato alla precedente cessione societaria. Ci sono state due cessioni societarie che hanno interessato il Trapani, una a marzo del 2019 e l'altra nel corso dell'estate dopo la promozione. Ebbene, il penultimo passaggio societario sarebbe avvenuto in maniera non chiara, o meglio gli acquirenti avrebbero presentato alla vecchia proprietà una lettera di referenze bancaria non genuina. Lo avrebbero fatto coloro che poi sono diventati presidente e amministratore della società, Baglio e De Simone. Quindi il Trapani, in virtù di questo deferimento, rischia anche dei punti di penalizzazione. Ci sono state le parole dell'attuale proprietario Heller, il presidente del Trapani, che ha detto: noi pensiamo al calcio giocato, confidiamo di non prendere penalizzazioni, ma insomma quello che è successo non dipende da questa proprietà ma dalla precedente. A te. Va bene, allora passiamo ai discorsi di casa nostra. Francesco, inizio da te. Che è successo sabato di così clamoroso? Noi abbiamo titolato un Pescara beautiful perché davvero era non è stata solo una questione di 4-0, il modo come ha giocato la squadra, come è stata in campo. Io vado subito a uno degli episodi finali sul 2-0, il secondo gol di Macin. Questa conferma, e qui se mi permetti vorrei sentire Oddo su quello che ha fatto allenatore per una vita, su quello che sto per dire, ossia è vero il gioco, però è vero, lo faccio ancora, è vero appunto, è vero la scelta del modulo, è vero tutto, la preparazione, però purtroppo nel calcio di oggi, secondo me ancora più di quello di ieri, diventa ancora più determinante la volontà, la concentrazione, la determinazione, queste che sembrano parole fatte ma che fanno parte della realtà dei 90 minuti. Il secondo gol di Macini, il terzo del Pescara, che virtualmente ha chiuso la gara, poi è arrivato pure il premio per Maniero, e lì c'è stata la riconquista di due volte il pallone, l'anticipo del giocatore del Pescara sul diretto avversario e soprattutto di Macini che ha riconquistato palla, ossia se sul 2-0 hai ancora, diciamo, quella voglia, quell'attenzione, il cercare sempre di arrivare primo sul pallone, significa che qualcosa è cambiato. Vorrei sentire, se mi permetti,
Oddo su questo aspetto. Ma il calcio secondo me ci sono tantissime componenti, non una soltanto. Una importante, l'hai detto adesso, la volontà, la voglia, la determinazione. Tant'è vero che il Pescara ha fatto dei risultati insperati nei momenti in cui stava con l'acqua alla gola. Quasi di disperazione, diciamo. Esatto, ad Ascoli, quindi significa che c'è stato un richiamo da parte di tutti, i giocatori si sono guardati e hanno chiaramente mostrato molto impegno. E poi ci vuole anche l'accortezza da parte dell'allenatore di mettere la squadra in campo nella maniera giusta. Io per quello ho detto al di là di quelli che sono, sì, i canoni. Esatto, sì. Ma è importante questo, perché sì, come no? Beh, ci mancherebbe. È molto importante, perché anche sono determinati giocatori che magari ti mancavano e invece ci sono stati. Secondo me nel Pescara determinante, io non ho visto la partita tra l'altro perché in contemporanea c'era anche il Perugia, quindi confesso che stavo vedendo Perugia. Onore alla famiglia, ci mancherebbe. Perugia. Ogni tanto giravo e mi sorprendevo, ogni tanto 1-0, poi 2-0, poi 3-0, insomma mi sorprendevo anch'io. Però ero fiducioso prima della partita perché sapevo che avrebbe giocato Palmiero. Voi mi direte, ma Palmiero, vabbè, un giocatore può cambiare la squadra. No, e io, secondo me, oggigiorno il calcio moderno, così come si gioca adesso, cioè a zona, non a uomo come si giocava una volta, il ruolo del playmaker è un ruolo talmente fondamentale, importantissimo in una squadra, perché è l'uomo che praticamente fa fare bene la fase difensiva alla squadra, ma anche la fase offensiva. Detto i tempi poi. Detto i tempi, ma anche, cioè, in velocità. Certo. Perché è chiaro che tante volte si dice la squadra è lenta, non riesce a essere veloce, ma perché non riesce a essere veloce? Perché non, magari la palla non viene trasmessa nella maniera giusta, con la giusta velocità, cioè bisogna essere veloci, per essere veloci bisogna essere tecnici. Soltanto Palmiero, una settimana fa, sì. Abbiamo anche criticato l'allenatore del Pescara perché questa squadra non aveva una sua identità, scelte probabilmente sbagliate, e con il recupero di alcuni elementi, e tra questi proprio Palmiero, che è fondamentale in quel ruolo, ha avuto anche il coraggio di buttare nella mischia il giovane Borrelli in attacco e mettere altri uomini che probabilmente erano rimasti in disparte nelle precedenti gare. Quindi complimenti a Zauri, perché quando doveva essere criticato è stato giustamente criticato, ora va elogiato sia lui sia il gruppo di ragazzi che hanno dimostrato, insomma, di seguire l'allenatore, perché c'è sempre questo rischio quando manca la leadership nello spogliatoio, e Zauri ha dimostrato di averla. Sei d'accordo, Riccardo? Assolutamente sì. Avevamo in parte criticato l'allenatore per no, questo. No, in parte, totalmente criticato. No, io non l'avevo totalmente criticato. Sì, tu sei stato tra i più buoni, stranamente. Io sono stato quello che avevo detto che le due partite precedenti a queste erano state abbastanza. Io non avevo fatto grandi drammi, sì. E onestamente non faccio neanche grandi entusiasmi, pur avendo giocato una partita, perché adesso bisogna affrontare una partita difficile e confermare quello che... Sono contento per il mister, perché hai detto giustamente tu, sta trovando la squadra, la sua squadra, la dimensione, a conferma che i giovani di valore, quando si devono esprimere, come Bettella, come Borrelli... Mancini in una posizione diversa. Certo. Mancini in una posizione diversa. Hanno potuto esprimere e hanno giocato a calcio. E quando si gioca a calcio... Do perfettamente ragione a quello che diceva il mister: quando hai un uomo che distribuisce i palloni, gioca più veloce, giochi meglio in difesa, giochi meglio in attacco. In verticale spesso. E questa è stata forse importante. L'arma vincente. L'anno scorso c'era Brugman, quest'anno no, è il proprio sostituto di Gaston. Anche perché nelle precedenti partite vedevamo spesso questo gioco orizzontale, palla tra i difensori, perché sì. Mancava proprio uno che dava qualità alla manovra. Paolo, tu hai spesso seguito le partite in diretta, cosa ti ha sorpreso di più? Mi ha sorpreso davvero tanto, mi ha sorpreso questo cambiamento così repentino in pochi giorni, perché lo stavi dicendo tu nell'introduzione, siamo passati dall'aver visto forse una delle partite più brutte degli ultimi mesi alla partita col Benevento, che forse è una delle più belle degli ultimi anni.
Quindi un cambiamento repentino che sicuramente può essere spiegato in parte con la ritrovata condizione un po' alla volta, migliorerà ancora del play Palmiero, dal cambio di modulo, dalla posizione nuova che ha assunto anche Machine in campo, che è stato letale. Tutto questo può essere un mix di spiegazioni, però in così pochi giorni io non credo francamente, diciamo, ai miracoli. Aspetto con molta curiosità, con molta ansia, come un po' tutti quanti noi, questo impegno. Forse con meno ansia. Sì, no, ma con curiosità, con più curiosità, che altro. Sì, con curiosità, sì, sì. Con curiosità la Juve Stabia dopo il Pisa. Cioè, i miracoli non credo che si possano fare. Le altre, e comunque andrà queste due, diremo anche le altre, perché sì, è normale. Se vuoi disputare un buon campionato, meglio, certo, alto, ci vuole continuità. Totò, eravamo preoccupati lunedì scorso, un po' tutti, no? Perché sì, non si riusciva a capire come ritrovare un po' il bandolo della Matassa. Il merito maggiore di Zauri, secondo te, qual è stato? Ah, il problema maggiore, come dicevo pure l'altra volta, il problema era, nel momento era gravissimo, per cui veramente dovevano reagire la nazione di gruppo, cioè della società, dei giocatori, dell'allenatore, e credo che questa sia stata la prima cosa, quel segnale che hanno dato proprio il primo giorno di allenamento, sì, tutti in circa, quasi un'ora lì a parlare con i dirigenti a bordo campo, eccetera. Credo che questa sia stata la prima mossa, voglio dire. E poi il resto l'ha fatto l'allenatore con la squadra. Sicuramente dicevi io una partita così a questo livello in Serie B non la vedevamo dall'anno di Massimo Odd, quella della, sì, promozione, cioè questo, in questo momento probabilmente è solo una coincidenza il fatto che abbia giocato con lo stesso modulo, cioè questo 4-3-2-1. Anche l'azione del primo gol. Esatto, l'azione del primo gol ha ricordato molto, sì, cioè, a me ha ricordato che so, il gol, ma anche il gol di Benali. Sì, Benali. Una cosa di questo tipo, quindi abbiamo rivisto quel tipo di gioco, che è ovvio che servono le conferme. Sicuramente, a mio avviso, ci ha messo di suo pure Inzaghi, perché è anche vero, a mio avviso, che la partita tra Zauri e Inzaghi abbia stravinto Zauri sul piano, perché lui ha presentato una squadra, secondo me, abbastanza presuntuosa, con questo 4-4-2 finto in cui c'erano due esterni d'attacco che praticamente contro una squadra che di centrocampisti ne aveva quattro. Difatti Pescara ha dominato la partita a centrocampo, e non è un caso che, voglio dire, che già sul 2-0, quando ormai la partita l'aveva persa, Inzaghi ha addirittura messo il centrocampista e tolto l'attaccante, è proprio perché ha capito che aveva fatto una fesseria, secondo me, però non era solo quello. Per cui, voglio dire, la verifica secondo me va vista anche sotto questo aspetto, la prossima verifica, il fatto che cioè questa sorpresa eccezionale che ci ha regalato la squadra, adesso dice, è troppo bella per essere vera. No, è così bella che magari con l'avversario, con il prossimo avversario, certo, avrà magari un atteggiamento diverso, perché quello che ci ha fatto vedere, che abbiamo visto, è stato veramente, ma proprio bello, insomma. Allora, sentiamo proprio pochi secondi di Zauri a fine partita su alcuni aspetti, anche il fatto di aver avuto un atteggiamento diverso, la fiducia della società e anche in prospettiva della partita di domani. Brevemente Zauri. Mi sono preso le critiche e i complimenti li prendo, ho la base della mia carriera, comunque l'equilibrio. È chiaro che le critiche costruttive ben vengano, quelli senza costrutto non servono a niente, quindi sono tranquillo. È chiaro che quando si vince si sta un po' meglio, l'ambiente è più sereno, è la cosa più importante. Io l'ho sempre ribadito che tra me e il Presidente c'è un rapporto che pochi allenatori hanno con il proprio Presidente, ma lo dico da qualche mese. Questo non vuol dire che quando il Presidente è scontento viene qui e mi massacra, tra virgolette, perché fa bene, ma questo non vuol dire che io e il Presidente ho un cattivo rapporto, anzi. Per chiudere, martedì si torna in campo a Castellammare di Stabia, altrimenti ci sarà probabilmente una partita più difficile di quella che è stata con il Benevento. Beh, assolutamente, una squadra che in casa ha un fortino, il fattore ambientale lì lo fanno valere molto, ma insomma, come detto l'altra volta, i tifosi di gol non lo fanno, quindi noi dovremmo andare in campo in un certo modo, organizzati e soprattutto con l'atteggiamento giusto di poter portare a casa qualcosa per dare un po' di continuità a questo risultato.
Francoto, che impressioni ha ricavato da Zauri, questo tecnico che arriva dalla primavera, ha lavorato anche con suo figlio nell'anno della promozione? Ecco, che idea si è fatta dopo 9 giornate? Ma secondo me ancora è presto per giudicarlo. Era presto sia quando ci sono stati risultati negativi, anche adesso che diciamo è venuta questa vittoria così eclatante. Però io trovo che sta dimostrando una tranquillità che lo può favorire nella sua carriera, cioè nel senso che lo vedo abbastanza tranquillo anche fra le critiche, e quindi questa è una base per poter dare una certa tranquillità anche ai giocatori, per poter lavorare in maniera tale da reagire. Perché era troppo fermo in panchina, è una serenità interiore che... Ma è chiaro che quando perdi certe partite, poi il calcio è fatto così, quando perdi arrivano le critiche, quando vinci invece arrivano gli elogi anche a volte esagerati, perché anche adesso secondo me bisogna stare molto attenti, perché questo è il campionato di Serie B, è un campionato difficilissimo, un campionato molto equilibrato soprattutto quest'anno, cioè ancora di più degli altri anni, perché squadre cuscinetto non ce ne sono, tutte le partite sono, puoi perdere e puoi vincere con chiunque, grandi squadroni non ce ne sono, lo dicevo anche prima di questa sconfitta del Benevento. Perché la domenica prima ha giocato col Perugia, ha vinto, ma insomma non mi aveva dato una grande impressione, sì, di squadra che potesse uccidere il campionato. Sì. E per cui bisogna preparare le partite così come è stata questa del Pescara da parte di Zauri, come se uno dovesse incontrare la prima in classifica sempre. Ecco, su questo cambio di modulo, anche se lo stesso allenatore sostiene che non dipende dai moduli ma dall'atteggiamento, ritenete che sia, viste le caratteristiche dei giocatori attualmente utilizzabili, la migliore soluzione? Iniziamo ancora da oggi. Allora, io apro una parentesi. I moduli, sono perfettamente d'accordo con Zauri che non sono tutto. È soltanto un modo iniziale da parte dell'allenatore di schierare la squadra in campo. Poi è partito con il 4-3-3. Sì, ma quello che conta sono i concetti di gioco. Cioè non è tanto la posizione dei giocatori, a parte che è giusto anche che ogni giocatore giochi in uno spicchio di campo dove la sua posizione è più consona per rendere bene. Faccio un esempio: Insigne se gioca nella sua posizione, sulla mattonella sinistra vicino alla linea del fallo laterale, nella sua posizione rende tot, molto devo dire, se lo sposti in un'altra posizione rende la metà, secondo me. Certo. Se fai così con tutti i giocatori è chiaro che sballi tutto, cioè li metti tutti nella posizione sbagliata per poter fare una partita positiva. E quindi è chiaro che il modulo di gioco è importante, ma non è tutto, perché un conto è dettare dei concetti di gioco alla squadra, cioè come vuole giocare l'allenatore, palla a terra, palla in alto, buttare via la palla, cioè è chiaro che quando tutti i giocatori poi ragionano alla stessa maniera, è chiaro che poi la squadra rende. Ecco, chiedo un po' a tutti, la scelta di buttare nella mischia dal primo minuto il giovane Borrelli, secondo voi dove nasce? Parto da te, Totò. Scelta da te invocata diverse settimane. Beh sì, da tempo lo evocavo, sì. Però voglio dire, a parte questo, credo che in effetti, cioè anche cambiando modulo, cioè, la mossa della disperazione? No, secondo me no, perché in effetti anche cambiando modulo credo che Borrelli dia anche una fisicità diversa rispetto a Brunori. Certo. A Brunori. Quindi è stato, credo che sia, tra l'altro è un giocatore che lui conosce benissimo avendo allenato l'anno scorso, ma non solo, l'ha buttato nella mischia più volte, magari 20 minuti, 10 minuti, però, e tutte le volte questo ragazzo è entrato, questa volta è entrato bene, questa volta nella partita decisiva, in campo dall'inizio. Esatto, a me questa cosa è piaciuta tanto, perché è anche un segnale di coraggio, voglio, sì, dire, anche di, per cui non è che è andato, cioè ha fatto una scommessa, nel senso ha puntato su questo ragazzo che lui conosceva benissimo, che già, ripeto, l'aveva utilizzato più volte. Poi per quanto riguarda il modulo, è vero, il modulo non è che fa la differenza, però è anche vero che il modulo ti dà comunque quell'identità, che una volta che tu la trovi la cosa funziona, perché tutti stanno al posto giusto, ognuno rea allo stesso modo. Insomma, una serie di combinazioni favorevoli. E questa è, diciamo, che è l'inizio. Io credo, parlavo pure di questo di quest'anno di Massimo, anche lì
magari era nato con un 4-3-1-2, però poi ha sistemato, voglio dire, però una volta l'identità che c'hai, l'identità, e vedi che la squadra funziona, e tra l'altro, come ha detto Franco, credo che uno dei recuperi più importanti sia stato quello di Palmiero. Certo. Ti ricordi, cioè, anche quando si è infortunato, disse che era una cosa, il problema più grande era quello di rinunciare a Palmiero, perché veramente dette ai tempi. Quindi aveva avuto poco coraggio nelle precedenti partite a non schierare il Borrelli di turno o altro? Paolo? Ma guarda, io credo che... Vi faccio l'esempio, la partita interna con il Crotone, nel primo tempo, lui aveva visto che c'era quell'inferiorità numerica a centrocampo, sì, e fece scaldare Scognamiglio e Crecco dopo 20 minuti per mettersi a specchio, poi però non l'ha fatto. Adesso non sappiamo, ovviamente non c'è la controprova che la partita tornasse su un equilibrio tattico migliore, però non ha avuto forse in quel momento il coraggio. Sì, guarda, io ho capito quello che vuoi dire, ci sono dei momenti del campionato, in quel momento lì non ha avuto quel, chiamiamolo coraggio, o comunque quella decisione di far entrare determinati giocatori piuttosto che altri. Io penso che Zauri a un certo punto si sia anche reso conto un po' dell'aria che tirava, perché diciamo la verità, dopo la sconfitta con lo Spezia, certo, non tirava, certo, una bella aria anche per lui, anche per il suo futuro, perché poi il calcio va così. Credo che le abbia provate un po' tutte lì davanti. Certo, il campionato è appena iniziato, però ha provato un po' tutte le soluzioni che aveva nel suo carniere. E poi nella partita più importante anche per il futuro dell'allenatore ha deciso di buttare dentro Borrelli. Gli è andata bene, sicuramente non è una scelta casuale, è una scelta ponderata forse anche troppo, però di Zauri tutto si può dire tranne che sia avventato, perché lui è proprio l'emblema della calma, no? Anche quando gli cade il campionato addosso lui mantiene la calma, le ha provate tutte e poi ha scelto Borrelli. Vorrei sentire Riccardo e Francesco, vorrei sentire da Franco Otto. Ecco, una, inizio della carriera deve essere più spregiudicato proprio perché all'inizio, quindi gli vengono anche perdonati degli errori, oppure deve andarci con cautela perché sai, siamo all'inizio, se mi brucio. Ma secondo me dipende la sua esperienza come sta? È una cosa soggettiva, secondo me dipende dal carattere della persona. Io ero spregiudicato perché io all'inizio della carriera giocavo a zona, la zona non si sapeva neanche che cosa fosse a momenti. Mi ricordo feci la zona a Sant'Egidio della Vibrata. Tortoreto, Pineto. Sant'Egidio della Vibrata, dice gioca a zona, Cussù, chi è a zona? Chi è? Mi ricordo una volta perdemmo 3-0 a Mosciano, dominando la partita 90 minuti alla Sarri, no? Cioè appressavamo, però i tre contropiedi, tre gol, perdemmo la partita. Ma in quel momento non cadono alcune certezze per l'allenatore? Ma no, assolutamente, perché se tu ci credi in quel gioco, cioè è una vita che ci credo, quindi l'ho fatto sempre, e adesso che sono avanti con gli anni ci credo ancora di più. Cioè nel senso che mi riferisco agli anni iniziali. Quando... Poi tra l'altro, da parentesi, Sant'Egidio vincemmo il campionato, quindi diciamo continuai su quella quindi strada. È giusto rischiare, insomma. Se c'hai il carattere di voler rischiare, se sei veramente sicuro delle tue idee, le devi portare avanti. Questo è un discorso che fa parte di quello che diceva prima Franco, dipende dagli interpreti, ossia quando si dice il modulo è importante oppure non, il modulo è importante se hai i giocatori per interpretarli in un determinato anche vero, modo. Francesco, scusami, un conto è farlo un campionato dilettantistico, un conto è farlo in Serie B. La grande chance che capita all'allenatore forse ci ripensa due volte, o no? Così è un pensiero. No, ti faccio un altro esempio della mia carriera, forse stucchevole parlare sempre di me, ma quando mi chiamarono ad Avellino in B nel 1990, io venivo dal Giulianova in C2. Andai ad Avellino e giocai come giocavo sempre, cioè ad Avellino giocavo con la zona. Evidentemente, tra l'altro, lì pressing, aveva i giocatori adatti per giocare in un determinato modo, perché come dice lui, intanto giocatori bravi nel fare pressing, almeno un centrocampista, come diceva prima, che verticalizza quando c'è da verticalizzare, tiene palla quando c'è da tenere palla, che sa dare il primo sostegno difensivo alla difesa. E poi dipende dagli interpreti che hai e di come vuoi interpretare quel ruolo, perché non tutti quanti parlano di 4-3-3, ma c'è chi dice che con il 4-3-3 i due esterni d'attacco devono essere
due portati più al gioco offensivo che al gioco difensivo, e comunque devono essere due schegge che vanno su e giù per il campo. Deve avere anche i due esterni di difesa bravi nell'appoggiare la manovra, sia di quando sei in possesso di palla. Quando non sei in possesso di palla, come torno di scena, ma questo succede anche, certo, di più, chiedo quindi a lui, ancora peggio. Faccio la domanda, ha avuto poco coraggio Zauro nelle precedenti partite o no? No, perché ha provato più soluzioni. Stava verificando. Era partito con quel modulo iniziale, quando stavano andando le cose male, una partita importante come quella di Ascoli, perché dopo il momento in cui si è vinto ad Ascoli, bravo Zauri, quando poi si è perso in casa con lo Spezia, Zauri ha sbagliato, perché tanto Ascoli che avevamo fatto ad Ascoli allora non era una vittoria da esaltare, mentre è stata una vittoria ottenuta con grande attenzione tattica. Insomma, manca l'equilibrio da parte nostra nel giudicare. Ma perché l'equilibrio manchi da parte quell'equilibrio manchi al 90% di quelli che giudicano, e non mi riferisco solo ai giornalisti, alle televisioni, alle radio, al mondo del calcio in generale, certo. Questo è sicuro, io lo sostengo da una vita. Posso sbagliare, posso non trovare chi è d'accordo. Certo, c'è un 10% che prima di parlare fa uno più quando fa. Posso dire una cosa, bisogna avere equilibrio anche in questa situazione. Sì, sì, esatto. Sì, anche perché adesso, ieri, momento scusami, in cui ieri si è vinto 4-0. Lui prima chi è che stava dicendo? Lui stava dicendo che Franco, che il Venezia. Benevento è venuto con uno schieramento un po' particolare, ha tolto un attaccante, un centrocampista, ma mi è sembrata anche una squadra un tantinello distratta in alcune situazioni, perché il primo gol di Macin, il portiere esce in ritardo, sì, e Macin in piena area c'è sul primo palo un difensore del Benevento, di dietro un altro, e Macin lì in mezzo solo, su calcio piazzato, non capito, su azione ci può stare. Che il dottor si vuole inserire? No, io volevo inserire, senza parlare di questa, è quel che ci vuole equilibrio, di questa evoluzione di Zauri, se ci ha avuto paura o meno, le paure di rischiare. La realtà è che lui è partito con un'idea di gioco diversa, quando si parla, sì, di idee, lui è partito con una squadra che dovesse fare, che avesse baricentro alto e possesso palla. Questi erano i cardini della sua squadra. Cioè, col tempo, vuol dire, questa cosa lui l'ha cambiata, perché adesso è una squadra che invece che gioca anche in profondità, non è semplice possesso palla, voglio dire, è una squadra, è stata una scelta sua come tecnico, quella di cominciare in quel modo, ma l'ha dichiarato, non è che lo sto dicendo io, l'ha detto, sì, lui, sì, alle prime amichevoli, quali erano le sue idee di gioco, erano queste. Adesso è un altro tipo di squadra, anche con interpreti diversi, però dettati da un'altra filosofia di gioco, insomma. Questo voglio dire, un esempio, scusami velocemente, con i dovuti termini di paragone, ma Lecce Juventus, e con la grande differenza tra le due squadre, la Juventus ha quasi il 75%, l'80%, il 73% di possesso palla, sì, ma come giustamente ha detto poi l'allenatore, è stato un possesso palla per lunghi tratti stucchevole, come vogliamo dire, un possesso palla che non aveva sbocchi per andare poi a cercare i gol, poi magari non lo fai, quello è un altro discorso, Riccardo. Ecco perché si parla sempre di interpretazione. Ci vuole un po' di tempo, nel senso che lui non poteva arrivare e avere il coraggio di fare fuori tutti i senatori e mettere tutti i giovani. Lui è arrivato in punta di piedi in una squadra che ha portato, ci sono dei giocatori giovani, ma era anche piena zeppa di senatori, e non è facile arrivare come allenatore e proporre subito quello che può essere le sue idee. Lui ha avuto la pazienza, secondo me, e l'intelligenza di moderare e di modellare una squadra ed arrivare oggi, che un po' è anche stato sfortunato per l'infortunio del regista, che abbiamo visto che è proprio un perno fondamentale, ma anche sulla gestione dei giovani o degli anziani. Io devo dirti che Ciofani, che è un anziano, mi ha stupito come ha giocato, per me è stato uno dei migliori in campo sabato. Quindi lui sta cercando di moderare, di modellare una squadra, e non è facile, perché noi sappiamo tutti che quando entri in una squadra, e lui è qua comunque da 3-4 mesi, una squadra che ha dentro dei giocatori come Memusciai, come Balzano, che sono, come Fiorello, che sono tantissimi anni, non è che uno arriva, deve cercare di, e secondo me in maniera molto intelligente, con la calma,
sta arrivando a quella che alla fine a proposito squadra. Di Fiorillo, ricordiamo la notizia, questa frattura tra il secondo e il terzo metacarpo della mano sinistra, dovrà saltare 5-6 partite, quindi un altro infortunio in casa Pescara. A proposito di quello che dicevi, c'è una dichiarazione di Memushai che vogliamo farvi sentire perché fa un po' la cronistoria di quanto è successo nell'ultimo periodo. Ascoltiamo Memushai. Ma secondo me bisogna parlare già dall'inizio. Io quando sono venuto qua l'anno scorso venivamo da un'annata difficilissima dove mi ci metto anch'io, dove ci eravamo salvati l'ultima giornata a Venezia. E l'anno scorso si partiva con un altro obiettivo, cioè, anzi non si partiva con obiettivi, si partiva dove c'era da fare un campionato ottimo e penso che abbiamo fatto un grandissimo campionato. Quest'anno secondo me dopo ci sono stati tanti cambi, siamo partiti forse perché venivamo da una semifinale playoff con obiettivi diversi. Penso che è forse un po' sbagliato perché questa squadra è nuova, ci sono tanti ragazzi nuovi che bisogna lavorare e non porsi obiettivi, cioè porsi fare più punti possibili per arrivare al prima possibile a salvezza e poi vedere oltre, però intanto fare più punti possibili. Questo è il punto della situazione di Memushai, però siccome richiede tempo a questo discorso andiamo prima in pubblicità e poi torneremo con i nostri ospiti a tra poco. Da giovedì 3 ottobre ritorna allo Svuotatutto Notti d'Oro con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro. Materassi a molle indipendenti sfoderabile da 195 euro. Tempur Simmons Dors Alfa Lomo. Letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 490 euro. Vieni a trovarci. Quantitativi limitati. Notti d'Oro. Corso Umberto 271 Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Da giovedì 3 ottobre. Notti d'Oro conviene. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio.
Ora 21:37 minuti, allora ce l'avevamo lasciata. Andrea, c'è qualche novità dai campi? Novità che nel girone B di Serie C il Carpi in vantaggio a Imola, 1-0 rete di Vano, 0-0 invece a Trieste tra Triestina e Fano. Allora, ce l'avamo lasciati prima della pubblicità con le dichiarazioni di Memuscià, che ha fatto un po' il punto della situazione. Lo scorso anno un buon campionato, lui è ripartito dal precedente torneo con la salvezza a Venezia. In effetti lo scorso anno si era partiti a fari spenti, una squadra che poi è arrivata fino alla semifinale. Quest'anno invece l'obiettivo ovviamente primario è quello della permanenza, no? Forse sono state un po' anche strumentalizzato, non si è fatto capire Zauri quando dice pensiamo alla salvezza, sembrava quello l'obiettivo primario. Invece si parte da lì per arrivare in Serie B, non si sa mai dove. Infatti questo è il principio che il resto sono... Forse l'ho ripetuto tutte le trasmissioni dall'inizio, il principio deve essere quello di comunque di attrezzare la squadra, che è il primo obiettivo, deve essere la salvezza in ogni caso. Dopodiché, strada facendo, di solito a marzo succede che, certo, che le squadre hanno una loro però fisionomia. Quest'anno l'arrivo di Zauri è per proporre un calcio più propositivo, cosa che abbiamo visto sabato. Sì, ma l'idea sicuramente era quell'idea che ti dicevo io, quell'idea di possesso palla e difesa alta, di cioè divertirci un po' di più. Era quella, però probabilmente la squadra non era in grado di recepire quel tipo di lavoro, voglio dire. In effetti, anche perché io, tra l'altro, è una cosa mia personale, questa storia del possesso palla è proprio una presa in giro quasi, perché non è quello il calcio. Cioè, possesso e possesso. Possesso palla che faceva il Barcellona, però lo faceva con il famoso tiki-taka per ribellare sempre un uomo, cioè la palla te la nascondeva e dopodiché per liberare sempre un uomo davanti. Ma possesso palla sterile, che so, quello che faceva Spalletti all'Inter per due anni, una cosa inguardabile, cioè è veramente una fesseria. Poi anche questi percentuali, 68%, 70%, ebbene allora, infatti, che è successo? Stai dicendo qualcosa, Francesco? Sto dicendo che non è facile ripetere la prova di sabato a Castellammare, perché giochi intanto contro un avversario che ovviamente la classifica dice verosimilmente e realmente che è molto più debole del Benevento, ma gioca in casa, gioca con la disperazione diciamo dei poveri e quindi ti aggredisce in un modo diverso da come ha giocato il Benevento. È una squadra che ti piace giocare? Sì, però certo, i valori sono valori. Esatto, secondo me in partenza non è facile, con questo non è che dico che debba cambiare modulo, quello lo sa Zauri, ci mancherebbe, però non è facile ripetere nell'arco dei 90 minuti le situazioni di gioco che si sono create con quelle vincenti, con il Benevento, trasportarle contro la Juve Stabia. Ecco, questo campionato qui a Pescara è iniziato proprio con l'intento di proporre un calcio più propositivo. Però alla fine molti preferiscono anche il campionato dello scorso anno, dove arrivavano punti pur non divertendoci tanto. Non rientra nella mentalità nostra, ma della famiglia. Sicuramente no. Come si trova un compromesso? Ma sicuramente, ma no, perché quando si dice di calcio propositivo non significa un calcio che poi tu hai il possesso di palla e fai i passaggi sterili. Lo dicevo all'inizio, no? Quando tu hai un palmiero che verticalizza spesso, o un altro giocatore del genere, tipo come poteva essere Torreira per esempio, che è un altro giocatore che è passato qua e forse non è stato apprezzato al 100% dalla tifoseria, e quando invece io lo ritengo un giocatore fondamentale, importantissimo. E il gioco così è come diceva giustamente Antonio, se tu fai il possesso di palla così sterile, che serve? Niente. Invece il pressing e il possesso di palla è la riconquista immediata del pallone. Per fare quello devi curare molto la fase preventiva di difesa, quindi nel senso che nel momento in cui attacchi già stai pensando a come devi evitare che l'avversario faccia il contropiede. Dopodiché trovare il momento giusto, cioè il fatto di tenere la palla e nell'attesa di trovare il momento giusto per uno smarcamento nello spazio vuoto e dietro la linea degli avversari, quindi verso la porta. Se tu questo smarcamento non lo trovi, non lo cerchi mai da parte dei giocatori che si devono smarcare, e la palla non la dai in verticale o in diagonale da parte di chi la deve dare,
e magari la tecnica è poca, perché per fare una cosa del genere, cioè Barcellona tiene la palla la perché tecnicamente sono forti, la tecnica è fondamentale, cioè nel gioco del calcio tu la prima cosa principale nel calcio per avere una squadra forte è devi essere forte tecnicamente. Senza la tecnica, il centrocampo non attuale parte del Pescara con Palmiero, Musciai, Busellato ottimamente assortito, equilibratissimo. Oh, ma Cingalano, elementi di qualità? Come no? E infatti ognuno con questo modulo gioca nella posizione più consona alle sue caratteristiche. Però chiaramente anche quello che deve trasmettere l'allenatore, quindi Zauri, e sicuramente l'ha trasmesso domenica, è quello di giocare anche in una certa maniera, in maniera tale da esaltare queste caratteristiche. Quindi giocare la palla velocemente, riconquista immediata e partire in contropiede, cioè con palle filtranti. Infatti non mi sembra che domenica, io non l'ho vista la partita, ma non ha giocato con grande possesso palla, giocava sulla riconquista e partenza immediata. E quello ha dato fastidio la velocità di pensiero. Benevento è venuto con un po' di prosopopea. Pensiero non ce l'hai o non ce l'hai, Palmiero per esempio, dalla tecnica, Palmiero dalla per qualità esempio, dà l'impressione che ce l'ha la velocità di pensiero. Però se ci metti Palmiero là con quelle caratteristiche lo fa bene. Sì. Se ci metti un altro giocatore magari può avere ugualmente i piedi buoni, però che non ha tutte o sbaglia lo stop, qualità. O sbaglia la cosa, ma l'azione anche, quando si dice diamo velocità al gioco, sì, ma velocità che cosa lo dà? È vero che parlo la trasmissione della parlare palla del numero uno degli ultimi 30 anni, all'incirca 40, uno dei più grandi, ma la Juventus di Conte trovò la quadratura del cerchio appena ci mise Pirlo. Ah beh, chiaro. E cominciò a poter giocare in un determinato modo. Per quello ho detto, non voglio scomodare per l'amore di Pirlo con Palmiero. Io a Palmiero auguro di arrivare dove sono arrivati tanti altri giocatori passati come Torreira qui a Pescara, ma lì deve avere velocità di pensiero. Questi sono giocatori che quando stanno per ricevere la palla già guardano e cercano. Poi non è che ti riesce sempre, ovviamente. Aspetta, no, che dipende pure dall'avversario. Già sa che cosa deve fare. Esatto. I compagni si debbono sbarcare, già sanno che lui farà quello. Esatto, esatto. È tutto una conseguenza. Detto spazio-tempo, no? Spazio-tempo, detto bravo, così, ci siamo arrivati. No, no, detto così, se in campo ci fossero solo gli 11 di una squadra, poi devi tenere presente che c'è l'avversario. Quindi quando Enrico, tu vuoi i concetti essere bravo, sono, dipende anche da come si comporta l'avversario. I concetti sono spazio-tempo e superiorità numerica. Se tu c'hai questo, già è un punto avanti durante la partita. È quello che capita. Perché sorridi Paolo? No, perché io conosco le teorie di Franco. Franco, ti ricordi quando stavi, si può dire, sì, che stavi per pubblicare quel libro sui luoghi comuni del calcio? Che poi non è stato pubblicato, però opuscolo ancora sulla zona. Quindi noi ci sono tantissimi, l'ho sviluppato quello, ci capito, sono tantissimi cerchiamo concetti che mi tornano in mente: spazio, tempo, superiorità numerica e tante altre cose che si dicono. Però tu forse la domanda iniziale che stavi facendo era relativa al pensiero di Memmusciai in quell'intervista. Sì. E Memmusciai dice alcune cose che riguardano soprattutto la valutazione che è stata fatta dall'esterno della squadra e degli obiettivi di questa squadra, perché un po' tutti quanti, secondo Memmusciai, si sono fatti mettere un po' il fumo davanti agli occhi dal risultato del campionato dello scorso anno. Mentre, sempre da quello che dice lui, e io sono abbastanza d'accordo, forse tutto sommato bisognerebbe rivedere certe cose, perché è chiaro che anche in questo studio tutti quanti la pensano in maniera diversa, chi pensa che il Pescara possa puntare in alto o meno, ma seguendo quello che dice Memmusciai la squadra è cambiata tanto, per certi versi secondo alcuni si è indebolita, e io credo di essere d'accordo con Memmusciai, forse bisognerebbe essere un po' più pazienti, però c'è sempre un limite che nel calcio è un limite molto molto veloce. Ecco, tu dici che si è indebolita perché? No, ma soprattutto per quelle cose che sono state già dette negli studi televisivi, nelle trasmissioni, per un Mancuso che non c'è più, per un Brugman che non c'è più, per alcuni singoli che ovviamente sono stati ceduti per tante logiche di mercato che evidentemente sono difficili da rimpiazzare, solo questo. Riccardo, è d'accordo con questa valutazione? Sì, in linea di massima sì,
nel senso che... Però manca sempre il Tuminello, non deve essere un alibi. Ecco, bravo. Se ti manca il centravanti sul quale contavi, esatto, cambia qualcosa, no? Lui è stato penalizzato dal fatto che Tuminello, che tra l'altro stava giocando anche molto bene, gli è venuto a mancare, e quindi al punto tale che abbiamo detto un po' tutti, cioè c'è Maniero, però forse a gennaio bisognerà andare sul mercato. E lui forse adesso sta provando questi, la punta centrale, ne ha tre, le sta un po' provando tutte e tre per vedere di trovare forse il suo uomo. Ecco, una cosa che sembra scontata, la rinuncia a giocare sugli esterni. Sì. O no, Totò? Sì, ma la squadra come sta giocando adesso, gli esterni alla fine la fanno i due difensori, voglio dire, nel senso che sono molto propositivi. Cioffani mi sa che sarà sceso ieri, sabato, sì, una gran partita. Un'infinità di volte, no, sempre anche, in modo anche appropriato. Anche Massaggio, tra l'altro, uno delle no, parlo però degli esterni offensivi. Sì, sì, delle ali, parli di, in effetti così il gioco cambia, nel senso l'assetto, però se funziona, se hai due esterni difensivi che hanno questa capacità comunque di inquadrarsi proprio nel quel collettivo, di scegliere i tempi giusti per partire, come è capitato appunto sabato. Ricordiamolo, l'occasione più bella è stata quella buttata via da Masciangelo, che è riuscito a liberarsi, e poi invece di tirare l'ha passata male la palla. Quella è stata una delle più grandi occasioni che ha avuto. Anche nel secondo tempo c'è stata un'azione spettacolare con quattro tocchi in verticale, Galano poi ha fallito l'occasione. Esattamente, infatti sono stata una serie di poi però, è chiaro che dipende sempre pure torniamo un po' l'atteggiamento dell'avversario. Scusami Enrico, il gioco in ampiezza è un'alternativa al gioco centrale. La porta sta al centro, non sta sulla bandierina, sulle bandierine. Devi sempre arrivare lì poi. Là devi arrivare. Quindi se io ci posso arrivare subito, ci arrivo subito. Certo. Guadagno quegli spazi di cui parlavamo. Riccardo, poi devo chiedere una cosa al mister. Io credo che lui utilizzerà anche gli esterni, perché io ritengo che sia Di Grazia che Cisco siano giovani di valore che devono, e io in qualche partita invece credo che il mister li sappia impiegare, magari togliendo magari due centrocampisti, mettendoli magari contemporaneamente per sorprendere l'avversario, anche perché gli allenatori si studiano, e lui per il momento non ha dato grandi riferimenti. È partito con un modulo, poi l'ha cambiato e adesso è tornato in un modulo iniziale ma un po' diverso con il trequartista. Quindi può anche essere che ci sorprenda con le ali. Quindi Oddo, come la inquadriamo questa squadra nell'ambito di un torneo che non presenta corazzate? Tante squadre valide, però gli elementi di qualità ci sono. Sì, secondo me sì, lo dicevamo prima, cioè fino adesso il Pescara è stato penalizzato dal fatto che il presidente Sebastiani ha tolto Brugman, cioè ha venduto Brugman, e l'ha rimpiazzato con Palmiero. E non ha giocato mai, per infortunio. Però ha giocato anche le prime partite, non c'era ancora un'identità di squadra. Però le prime partite si vede che Palmiero aveva... Sì, sì, il giocatore sì, parlo di organizzazione. Poi Tuminello per rimpiazzare Mancuso, e adesso si è infortunato, quindi chiaramente la squadra logicamente sta cercando di supplire a queste assenze. Adesso Palmiero è rientrato, sperando che questo ragazzo cresca. E il Pescara secondo me sta nelle prime 10 squadre di questo campionato che si può giocare tranquillamente i playoff. Ecco, la Cremonese che spende tanto per Ciofani, per Ceravolo, altre squadre che hanno speso anche di più e stanno dietro, tipo Chievo, Frosinone, ma in Serie B c'è un segreto oppure conta più la squadra che non il singolo? Ma per me il concetto che io del calcio conta sempre più la squadra che il singolo, cioè il singolo più è forte chiaramente e più valorizza quello che fa la squadra, logicamente, perché lo dicevamo prima, cioè tu sei, la tecnica è la cosa principale, quindi se io c'ho un giocatore che sa giocare a calcio, logicamente rafforza quelle che sono le mie idee da allenatore e la squadra si esprime meglio. Quindi è importante. C'è un dato statistico che il Pescara non ha l'attaccante, ma ha l'attacco più forte della Serie B. 16 gol messi a segno all'Ascoli. Bravo, come dire prima, questo la dice lunga. Quindi è un fatto positivo. È un fatto molto positivo.
quindi evidentemente è una grossa, sono... è una grossa qualità della squadra, eh? Le squadre che hanno i capocannonieri, è successo anche a Pescara, no? Sì. In passato. No, in A generalmente vince il campionato che la difesa più forte, in B l'attacco. Sì, però non avendo adesso questo requisito offensivo, i numeri contano, l'attacco migliore è quello del Pescara. Sì, sì, quindi... No, ma anche la scelta, voglio dire, alla fine se andiamo a vedere la storia del Pescara, Mancuso veniva dalla C, la Padula veniva dalla C, Re Bonato veniva da un campionato disastroso col campo basso. Immobile dalla C. Immobile veniva dalla C. Voglio dire, non è che vai a cercare il nome, deve essere appunto sempre funzionale alla squadra. Esatto. Quindi, però quest'anno non abbiamo il se nome. Se ricordi la storia della Padula, fu preso prima che venisse l'estate Cocco, perché doveva essere, sì, lui l'attaccante che voleva anche la piazza perché era il capocannoniere, via dicendo. Dopodiché Cocco è sparito di scena perché è molto fuori questo straordinario la Padula in quel tipo di gioco. Per rispondere alla tua domanda, vuol dire che la squadra, pur con i problemi che sin qui ha avuto, ha delle risorse che forse non sono state apprezzate. Perché possono contare, cioè, su tanti, cioè, il fuoriclasse in Serie B non c'è, esatto, in nessuna squadra, perché non lo è Ciofani della Cremonese, non, sì, lo è Ceravolo della Cremonese, però fai è gol. Un giocatore può essere un po' più forte di un altro, però se la squadra funziona, se ti allora cedono in B vuol dire che non sei pronto, chiaro, in A, no? È chiaro, quindi a maggior ragione, ritorniamo al discorso di prima, è un campionato equilibratissimo in cui secondo me l'allenatore fa la differenza. L'allenatore fa la, sì, differenza. Sì, perché fa giocare bene i propri giocatori, quindi quei giocatori che sono più forti magari di altri si rendono ancora di più con un modulo, cioè non un modulo, un modo di giocare, modo dei, di concetti, giocare, dei, certo, concetti che si traducono in risultati, insomma. Siete d'accordo che l'allenatore fa la differenza? In Serie B sì. L'allenatore per me è importantissimo anche in Serie A. È importantissimo in qualunque categoria. Ma in Serie A forse... i campioni ci sono, che ti risolvono, sì, le partite a prescindere. Sì, però le 7-8 squadre che sono di media-bassa classifica, lì fa la differenza l'allenatore, secondo me. E in parte ha ragione lui, la differenza la fa l'allenatore in Serie B, a parità però di, come devo dire, di espressione dei singoli giocatori, perché, esatto, se tu poi non hai giocatori per poter fare quello che l'allenatore, Riccardo, chiede, la diventa difficile. Guarda che fai bella figura perché Oddo mi ha detto hai ragione. Allora, se io ho una serie di strumentisti, c'è, cioè un'orchestra, no? Che suonano, sono i più forti al mondo, però suonano senza il direttore, suona ognuno per conto suo, che musica esce fuori? Non tanto buona. Però se io sono un grande direttore d'orchestra, Von Karajan, c'ha tutti questi solisti che sono bravissimi e li guida, suonerà ancora meglio rispetto a invece strumentisti che sono mediocri. Io vorrei ritornare sul discorso di Ciofani per fare... Ma Ciofani chi? Attaccante o difensore? No, il nostro difensore. Ah. Per dire che alla fine è stato il nostro quarto terzino, perché ha giocato Balzano, Vitturini, Zappa e lui. La bravura secondo me dell'allenatore è quello di tenere un giocatore valido quale Ciofani, non giovane, tenerlo sulla corda in maniera positiva, perché quando entra in campo ha dimostrato di essere anche per le altre, per Bettella, sì, per sì, ma parlavamo del valore dell'allenatore. C'ha ragione lui, la qualità, cioè, sì, l'allenatore è importante molto anche come, non dico psicologo, ma come gestore della risorsa, cioè l'allenatore deve parlare molto con i allora giocatori. L'anno scorso perché si criticava Pilloni che otteneva risultati? Perché l'anno scorso c'era. Perché l'anno scorso c'era. Rispondi, no, rispondi, rispondi. Tu sai che mi. No, non per tornare, però l'allenatore se fa punti può non piacere per le prestazioni, ma alla fine. Perché Pillon l'anno scorso, io te lo ripeto per l'ennesima volta, poi tu dici che io sono contro Pillon e non è vero, però Pillon prendeva un giocatore, lo faceva giocare, poi ce lo dimenticava, e quindi questo ha creato, a mio avviso, dei malumori all'interno dello spogliatoio.
Questo allenatore invece sta cercando in una maniera, poi non so se ci riuscirà, perché è sempre molto difficile tenere 26-27 giocatori nel modo come ti ho detto prima. Però Pillon, ad esempio, ti faccio nomi, guarda, io non ho nessun problema a farti nomi. Antenucci se l'ha giocato, poi se l'è dimenticato. Sì, ho capito dove vuoi arrivare, però forse... È l'atteggiamento probabilmente l'aspetto cioè, chi ci dice che con un altro allenatore non vinceva il campionato? Non ce l'ho con Pillon. Che si rimprovera a Pillon, che era un atteggiamento rinunciatario. Si ottenevano un risultato con un atteggiamento. Esatto. È una sua strategia che poi l'ha portato fino alle semifinali. C'è il rovescio della medaglia, giustamente dice Franco, con un altro allenatore magari andavi direttamente in Serie A, sì, ma con un altro allenatore magari non facevi i playoff. Sì, sì, sì. Che non sai che rendimento. Dipende da cosa si propone a livello tattico, no Paolo? No, ma tornando a quello che diceva mister Oddo, no? Che in questa categoria, cioè la Serie B, l'allenatore farebbe la differenza, sarebbe proprio l'allenatore a fare la differenza. Cioè, non vorrei ovviamente indispettire nessuno, però comunque sia non mi pare che Zauri in questo momento abbia le caratteristiche per poter fare la differenza. Sicuramente tra 2 o 3 anni avrà maturato la sua esperienza e ce l'avrà. In questo momento non credo. Sulla qualità di Zauri, concludo. Zauri ha una qualità che secondo me già adesso ce l'ha, e quindi tra 2 o 3 anni potrà solo migliorare anche quella, ma già in questo caso è una buona qualità, è quella di mantenere la calma e di trasmettere calma anche ai giocatori, probabilmente allo spogliatoio nel momento peggiore. Ma tu dici questo perché è inesperto? No, perché mi basavo su quello che diceva Franco, e che manca di esperienza, è normale questo. In questo momento non può fare la differenza, se non altro per questo motivo. Alle qualità che dici tu aggiungo quello che per adesso abbiamo visto, pur essendo giovane, se la squadra continuerà ad offrire prestazioni del genere vuol dire che... Continuerà, certo. Quello che lui diceva di tenere, come hai detto tu, sulla corda, fino adesso è riuscito a far sì che qualunque giocatore ha messo in campo, che più che meno il rendimento, uno gioca da 7, quella 7 e mezzo, quella 6 e mezzo, quella 6, però tutti hanno dato risposte positive. L'esempio di Ciofani e Calzante, era diventato il quarto difensore, viene messo in campo e fa una prova come quella di Diciamo che lui è stato già bravo a superare un momento di grossa difficoltà, perché proprio perché inesperto non è facile uscire a risolvere i problemi, discorso della calma di Zauri che è riuscito a restare lucidi, proprio perché poi lo sappiamo, Pescara dà pressione, no? Sei giovane, inesperto, non arrivano i risultati, mantenere la serenità non è roba per tutti, eh? Serenità e credibilità nei confronti della squadra. Sì. Dico bene, mister? Toto? No, io. Perfetto. Io la penso diversamente. Da chi? Dalla parte destra, da Paolo. che può dire che la pensi verso oggi? Fa nero. È l'unico allenatore che sta qua. Scusate, certo. Non è che puoi dire, non è che ti paragoni a oggi. No, allora lascia bene. No, scusa il tono, ma non vuole. Secondo me, in effetti, l'allenatore può fare la differenza in B. Cioè, se l'accostiamo alla Serie A, sono due pianeti diversi. La Serie A, chiunque va alla Juve vince lo scudetto, voglio dire, non è normale, no? Perché è normale. In Serie B invece è l'allenatore che fa la differenza. L'anno abbiamo parlato di Massimo. Massimo era inesperto quanto Zauri, certo. Voglio dire, però ha avuto la capacità con tutta la sua inesperienza da allenatore, ma con le idee che aveva, di fare una squadra che non solo ci ha divertito, ma ci ha dato pure la promozione, e probabilmente ci avrebbe dato anche la salvezza con una gestione diversa. La prima qualità di quella squadra che sembrava finita. Esatto, voglio dire lo stesso Pillon, tanto amato, alla fine lui la differenza l'ha fatta pure lui col suo tipo di gioco che non piaceva, sì, sì. quello che
certo. Però lui è riuscito a portare avanti proprio lui, l'allenatore, perché quella è stata una scelta sua di giocare in quel modo e arrivare fino alle semifinali. E quindi sulla provocazione di Paolo? Quale? Zauri? Che in questo momento Zauri non può fare la differenza, ma non è un'offesa, no, a Zauri, siamo, semplicemente per dire che in questo momento non la fa. Ma io gli sto dicendo quello, no, ma sai che ho fatto l'esempio di Massimo, perché è la stessa cosa. Però sugli allenatori inesperti è passato anche Epifani qui, ad esempio. Sì, va bene, allora poi dipende anche dalla capacità, dalla squadra che hai, certo, dal momento che prendi la squadra. Esatto. Questa storia dell'inesperienza, secondo me, è una grandissima fesseria, soprattutto per la B, perché tu inizi un percorso, un campionato molto impegnativo, in cui tra l'altro puoi mettere in campo le tue idee, è diverso da, non è, se parli, se va, se lo metti in Serie A, già è una cosa. Di solito chi va in Serie A, anche da esordiente, fallisce, matematico, perché non può. Per esempio, stavo pensando, mentre stai per dire questo, De Zerbi a Sassuolo. De Zerbi prima di Sassuolo, ma Sassuolo ha fatto l'esperienza, no. De Zerbi prima che ha fatto. Quando è arrivato a Sassuolo? No, quando è arrivato a Sassuolo era debuttante in Serie A, scusami, quindi più inesperto per la Serie A. La Serie A, la differenza, lo dicono gli allenatori, sì, è tra un gruppo di squadre e quell'altro, perché in un gruppo di squadre ci sono i giocatori che, pur giocando male la squadra, magari ti risolvono la partita, no, però, in qualunque momento. Poi là è una cosa e la B è un'altra. Non puoi fare questo. Fammi dire, infatti, quello sto dicendo. Ci sono allenatori che ovunque vanno lasciano un buon ricordo, e allenatori che ovunque vanno non lasciano un ricordo così eccezionale, anche per come si comportano. Quindi non è detto, se vuoi ti porto. Non ho capito dove vuole arrivare questo discorso. Ti faccio un esempio. Tu sai che non ho mai nascosto le mie simpatie nero-azzurre. Quando Mourinho andò via dall'Inter e venne Benitez e giocò la finale della Coppa del Mondo, negli ultimi 20 minuti, al posto di far giocare Materazzi, fece giocare Marigà e fece alzare la Coppa Marigà. Ecco, un tipo di allenatore del genere è stato cacciato a fine campionato. Ho fatto un esempio dell'allenatore. Di Benitez sotto gli occhi. Ti ho fatto un esempio di un allenatore che lasciano Marega, un ricordo. Che Marega? Come? Ma di che stai a parlare? Marega, che calcio? Dici, scusa, di allenatori che, pur essendo bravi, e allora si è fatto alzare la coppa a quello, e allora che senso ha? Che vuoi dire? Tu potresti un Benitez di turno? Ma motivalo diversamente, ti do ragione, però no, così, dai. Dimmi, Riccardo. Ti sto dicendo che ci sono allenatori che, dove vanno, lasciano un buon ricordo, quasi in tutte le squadre, e allenatori che, pur essendo bravi, dove vanno, non lasciano un buon ricordo. Poi avevo fatto un esempio. Va bene. Gli allenatori generale, in Serie B fanno la differenza, in Serie A un po' di meno. Secondo me attualmente la verità è questa, però secondo me non dovrebbe essere così. Dovrebbe essere anche in Serie A così. L'allenatore, esempio, Gasperini a Bergamo, è un esempio. Dovrebbero essere gli allenatori. Te l'ha fallito. È fallito perché le ragioni per cui è fallito è per quello che ho detto adesso, che attualmente in Italia non è così, ma dovrebbe essere così. Perché? Perché c'è una cultura ancora arretrata, è molto cresciuta rispetto a 10 anni fa, 15 anni fa. Adesso esistono gli allenatori tipo Sarri, esistono gli allenatori tipo Gasperini, cioè che entrano con un'impronta loro nel gioco, capito? Però i na non basta. Dipende anche dalle società che continuano a dar fiducia, nonostante i risultati negativi. Però emblematico, Giampaolo c'ha esperienza, c'ha la gavetta, c'ha tutto, però va. Non c'ha carattere. Ma evidentemente gli manca qualcosa come allenatore. Gli mancherà il carattere, di essere fuori classe. Alla Serie A è fatto in un certo modo. Forse è stato sopravvalutato Giampaolo. Giampaolo non ha avuto il carattere di gestire una squadra come il Milan. Ma come la squadra? L'altra faccia, la società non ha avuto la forza di aspettare che Giampaolo venisse in due, perché adesso Pioli, due partite, un punto, ha fatto giocare Leao, ha fatto giocare Piontek, che sembrava che quando lo fece per un tempo solo Giampaolo lo volevano linciare. Ripeto, ma non perché Giampaolo è una
amico e quindi lo difendo, perché se gli devo dire, no, faccio una critica, gliela faccio, però non scherziamo, insomma, no, non, è una, in fuori, non è incapace di gestire i fuori classe, ha gestito Quagliarella e altri giocatori, che nel Milan di oggi ci stanno i fuori classe, al Milan, ci stanno quattro. Al Milan l'errore principale è stato fatto da Boban e da Maldini. Esatto, ma lì la colpa principale è loro, la prima colpa di Boban che ha dato a Giampaolo, che non ha fatto giocare quello che ha portato lui. Gli hanno dato. Bravo, sta a giocare con Pioli. 22:07 minuti, andiamo in pubblicità e poi entreremo nel vivo del tour infrasettimanale di domani. Si giocherà alle 21 a Castellammare di Stabia, tra poco. Da giovedì 3 ottobre ritorna lo Svuotatutto Notti d'Oro con sconti fino all'80%. Biancheria Grandi Marchi, Borbonese, Blue Marine, New Joe, Bellora, Somma, Bossi, Down & Step. Trapunta matrimoniale Blue Marine, 195 euro. Completo letto matrimoniale New Joe, 149 euro. Completo letto matrimoniale Fazzini, 69 euro. Trapunta assortite Disney, 39,90 euro. Trapunta singola Caleffi, 24,50 euro. Asciugamani 1+1 Caleffi, 3,90 euro. Vieni a trovarci. Quantitativi limitati. Notti d'oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, telefono 085 44 58 973. Da giovedì 3 ottobre, Notti d'oro conviene. Zeta Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Adri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel
nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Ore 22:12 minuti, rientriamo in diretta, torniamo in regia. Andrea Costa. Intanto Andrea, allora, le novità sulla vigilia del Pescara e della Juve Stabia, i convocati e il quadro di domani anche. Allora, per quanto riguarda i convocati, i due tecnici Caserta e Zauri hanno convocato appunto 26 giocatori, entrambi. Ci sono chiaramente delle assenze. Sul fronte Juve Stabia c'è Germoni, terzino sinistro squalificato, è stato espulso nella gara di La Spezia di sabato scorso. Poi ci sono degli infortunati che sono allievi, Mastalli, Di Gennaro e Bifulco. Per quanto riguarda il Pescara, diverse le assenze, l'ultima in ordine di tempo, quella di Fiorillo che si è infortunato appunto nel primo tempo della gara giocata contro il Benevento, quindi al suo posto giocherà Castrati. Manca anche Castanos, che era tornato tra i convocati proprio per la gara contro il Benevento, ma manca nella lista stilata appunto per la partita di Castellammare. Poi i vari lungo degenti, Tumminello, Crecco, sono diversi Balzano, giovani convocati, no? Sì, c'è la convocazione per Palmucci e questa è la grande novità, lui prende il posto diciamo di Castanos. Poi sono confermati anche gli altri giovani, Borrelli che addirittura è stato titolare, ma anche Bocic, Pavone e Sorrentino. Sarà lui il terzo portiere, chiaramente il vice di Castrati sarà Farelli. Circa la formazione, si va verso la conferma del 4-3-2-1 utilizzato da Zauri contro il Benevento. Possiamo immaginare, oltre alla presenza di Castrati, un ballottaggio a sinistra tra Del Grosso, che potrebbe ritrovare una maglia da titolare nel caso riposerebbe Masciangelo, e poi in attacco c'è il dubbio se confermare Borrelli o se lanciare dal primo minuto quel Maniero che ha ritrovato dopo un anno la via del gol contro il Benevento, ha segnato sul rigore, si è anche commosso, magari nella sua campagna potrebbe trovare il posto da titolare. Sì, Andrea, ci fai vedere il quadro di domani, il quadro completo? Sì, sì, possiamo vedere le partite di questa giornata di campionato. Domani sera alle ore 21 Chievo-Crotone, Cittadella-Livorno, Empoli-Spezia, Juve-Stabia-Pescara, Perugia-Ascoli, Pisa-Salernitana, Venezia-Pordenone, Virtus-Entella Cosenza. Poi mercoledì alle 19 Benevento Cremonese, mercoledì alle 21 Frosinone Trapani, con due panchine pericolanti, quelle di Nesta e Baldini. Chiudo Enrico con la Juve Stabia che dovrebbe confermare il 4-3-3. Potrebbero esserci delle novità: una sarà Ricci a sinistra al posto dello squalificato Germoni, e poi in attacco chiede insomma spazio Nando Del Sole, ex della partita, potrebbe giocare al posto di uno tra Elia e Canotto. A te. Stadio Menti di Castellammare di Stabia, ha dei precedenti Oddo su quel campo infuocato? Non ricordo, ma mi sembra di no. Pescara negli ultimi due precedenti ha perso l'anno di Marino con Lupo che era il direttore sportivo di Stabia, perse anche con Zeman. Sì, 3-2. Un campo caldo come quelli della Campania. Dopo Ascoli, sfatato il tabù di Ascoli, sfatato il tabù di Castellammare. Eh? Una partita con contorni diversi questa di Castellammare? Pericolosa come tutte le partite di B sono pericolose. Poi, come dicevamo prima all'inizio della trasmissione, la Juve Stabia sta in una posizione di classifica precaria e quindi è chiaro che è ancora più pericolosa. Però poi il calcio, il Pescara arriva con un buon morale. E gli episodi sono determinanti in questo campionato, io lo dico sempre, perché sono determinanti gli episodi in Serie B e gli errori arbitrali, perché non esiste il VAR, che è una cosa ormai insostenibile. Ecco, un allenatore in queste occasioni, parlo in generale, come si comporta? Fa turnover perché si giocano dopo tre giorni, poi sabato si torna in campo, oppure si può fare lo sforzo di confermare la stessa squadra? Sì, sforzo per i giocatori, eh. Ma lo sforzo lo puoi fare, adesso ci sono anche i mezzi tecnologici per capire e studiare i giocatori e vedere che dispendio energetico hanno avuto, come stanno fisicamente, i dati adesso sono all'ordine del giorno, quindi si vedono. Anche su quello ti puoi basare, poi ti puoi basare su sensazioni, anche
prendendo in considerazione la partita successiva, e quindi qualche cambio lo puoi anche fare, dipende da, però non stravolgere tutto. Questa assenza di Fiorillo, Totò, ti preoccupa? Sì, è proprio di sì. No, perché Fiorillo è una certezza, credo che sia tra i primi tre portieri della Serie B, ha grande esperienza, insomma il ragazzo, questa sarebbe la sua terza partita, voglio dire, in Serie B. È vero che tra l'altro è un giocatore che sa nel giro della nazionale albanese. Io non so, l'ho accennato l'altra volta, anche Di Reia mi chiese informazioni sul ragazzo, perché era intenzionato a lanciarlo, perché lui ce n'ha due, Berisha, mm-hmm. Che sono due titolari che si danno, che no, secondo lui si facevano un po' la guerra, perché chi restava fuori, dice Andrea? Smusava. Berisha e Stracoscia. E Stracoscia, esatto. Per cui ha pensato a questo ragazzo. Insomma, io credo, cioè, il conto avere la certezza Fiorillo, certo. Il conto questo ragazzo, e comunque le due presenze l'ha fatto. Paolo, pensi che vada in capo alla stessa squadra? Questa è veramente una bella domanda, perché poi bisognerà vedere le valutazioni che farà Zauri. Questa è una partita completamente diversa da quella col Benevento, quindi io mi aspetterei anche qualche piccola novità, proprio perché è una partita sulla carta completa, sulla carta non si dice, è vero, mi è sfuggito. Perché però comunque non si dice sulla carta? Perché Totò non vuole che si parli della carta. La prossima volta Totò quando parli sulla carta. La carta possiamo dire. Vabbè, allora in teoria può andare. In teoria è una partita completamente diversa da quella col Benevento, e quindi se fossi Inzauri non mi crogiolerei troppo sul 4-0 col Benevento. Più che in teoria è una partita completamente diversa, basata su dati inoppugnabili, perché intanto con la Jugoslavia ha la forza della disperazione di non andare incontro a un altro tracollo, sa che incontra una squadra in salute, il Benevento, mentre pensava di incontrare un Pescara, no? Che era andato non male ma malissimo contro lo Spezia, e quindi si potrebbe anche ipotizzare che forse qualche leggera distrazione c'è stata, prima ancora la bravura del Pescara. Giochi, qui giocavi in casa, lì giochi fuori casa, devi vedere le caratteristiche dei giocatori della Jugoslavia. Franco ci può confermare, come diceva prima, la tecnologia al servizio del calcio, ma ormai dei singoli giocatori, gli allenatori sanno, certo, vita, morte e miracoli, tutto, pure se fanno, si tagliano le unghie dei piedi due volte alla settimana o un giorno sì, un giorno no, per dire, sanno tutto, quindi devi vedere come stanno i singoli giocatori della Jugoslavia, come stavano quelli del Benevento e come stanno quelli del Pescara. E sotto tu, Riccardo, è una partita completamente diversa. Sì, onestamente sì, perché è talmente vicino, talmente l'entusiasmo, sai, tu sconfiggi 4-0 la prima in classifica giocando un gran bel calcio, ti aspetti di giocare. Però lì era proprio dell'allenatore a fare quelle due o tre pedine di cambio. Una potrebbe essere, ad esempio, che fai con il Pisa dopo? Oppure, esatto, con Frazione. Vabbè, squadra, detto bene, con l'entusiasmo che c'è adesso, confermi quel gruppo lì in partenza. Anche lo stesso Borrelli, io devo essere onesto, perché poi il ragazzo è andato bene, che già fa più di quello che ha fatto. Dimmi tu. No, io penso che giocherà la stessa squadra. No, penso che Del Grosso giocherà. Anch'io. Turno di riposo. E poi davanti c'è questa possibilità tra Borrelli e Baniero. E la verità è che Baniero, sì, è vero, è tornato al gol. Baniero è entrato, ha fatto quasi il difensore l'ultima partita, perché insomma, perché dava una mano da tutte le parti, quindi è già una partita diversa. Probabilmente cioè, la conferma di Borrelli non mi sorprenderebbe, insomma, in questo momento. Il Perugia di Massimo Oddo come sta andando? Ma a fasi alterne, diciamo, qualche buona partita l'ha fatta, qualche spezzone di partita buona l'ha fatta, però ancora la squadra non acquisisce le caratteristiche di un gioco continuo che rispecchia un po' le idee del suo. Beh, ma tutte le squadre hanno, sì, delle difficoltà, dall'Empoli, sì, dallo stesso Benevento, sì. Il campionato è apertissimo. Ci vuole un po', sì, molto molto aperto. Franco, secondo te le principali
candidati alla promozione diretta, scusami Enrico, se... No, ma secondo me per i due posti intendo e non per i playoff. Secondo me 3-4 squadre così. Secondo me il Crotone c'è da metterlo. Sì. Forse la squadra L'Empoli più forte. L'Empoli sicuramente, anche se non è fortissima, c'ha anche delle lacune, delle pecche. Il Benevento anche come sopra, come l'Empoli. E poi c'è da vedere quelle che sono partite male, che sono scontate, tipo Chievo non è male, io l'ho vista anche la prima giornata. Domani credo la partita più interessante sia proprio sì. Chievo-Crotone, perché Crotone, sono d'accordo con lui, è la squadra che sta giocando meglio. Esatto. Però il Chievo è la squadra che può fare, quindi questa è un esame per tutte e due, credo. Quindi se la partita clou della giornata e il Frosinone non riesce a decollare, C'è tempo però, eh? Sì. Cioè la squadra ha la possibilità di fare molto meglio, e anche la Cremonese non riesce a decollare, anche la Cremonese forse è la squadra che ha speso di più sì. in questo campionato, però lì ha già cambiato allenatore, cioè però Barone, ripeto, il campionato è talmente lungo e la classifica, se riflettiamo bene, è talmente corta che con due o tre partite ci sono squadre che adesso stanno su. Crotone per esempio Crotone ha fatto Benevento, le ultime tre partite, ha fatto 9 punti, stava a 9, adesso è primo in classifica. Tra l'altro dello stesso Pescara, che si diceva in crisi, è rientrato in zona playoff, esatto. Anche se è l'ultimo gradino, quindi è apertissimo le distanze. L'Ascoli era primo in classifica adesso perché ha vinto l'altro giorno. Il Frosinone, che fin qui è andato a correndo alternata, sta a 12 punti, cioè, esatto. A 6 punti dalla 10 punti. Dalla, no, 10 punti. Vabbè, ma 10 sempre, ma 10 sta là vicino, 10, però 10 sta là vicino. Sì, appunto, una domanda a testa al mister, inizio io chiedendogli, ma la voglia del allenare c'è ancora? E mi sta poi tornando. Tornata. Mi sta tornando, ma sinceramente. No, mi sta tranquillo, da amico te lo dico. Mi sta tornando perché? Ma perché? Perché? Perché il calcio è la sua vita, no, intanto. Beh, vabbè, a parte quello, perché mi sento giovane di testa, mi sento giovane fisicamente, e poi se allena ancora Ventura, allena Ranieri, allena non so Zeman, che aspetta Zeman, un programma pluriennale, cioè dopo Pellon mi chiede anche di Zeman, mi vuoi male stasera, cioè dopo questo insomma potrei anche pensarci, insomma il fatto è che probabilmente non ci pensano gli altri a chiamarmi. Ma mai dire mai. È sempre, allora, è sempre scomodo parlare dei colleghi, ma secondo te ha qualità Nesta per emergere? Perché io con una battuta cattiva dico questo stava posso. A Miami, faceva tutt'altro. Di colpo qualcuno in Italia, chi lo sa, i giri dei procuratori, lo conosce, l'hanno riportato, gli hanno dato l'anno scorso una panchina e quest'anno un'altra. Non lo posso sapere perché dovrei andare a seguirlo sul campo, a vederlo una settimana che cosa fa, come si comporta, che dice. Dopodiché potrei esprimere un giudizio, ma così da lontano è difficile. Riccardo? Beh, al mister due domande. La prima, se confermiamo la stessa Palma dell'anno scorso in spiaggia, perché noi ci vediamo spesso al mare. Sì, però. E la seconda più seria. Però vengo sempre io passeggiando. Esatto. Sì, perché tu stai e sempre... lui non ce la fa. Io no, non ce la faccio. Sta sempre fermo. Sotto no, sostanziale. Lui chiede, io invece passeggio. Tiene il posto. Lui la lui domanda posto. Invece no, il direttore di Palma. Qual è il direttore di Palma? Qual è stata la squadra che ti ha entusiasmato di più? Il gioco che quando l'hai visto hai detto a livello nazionale, mondiale, la squadra che quando l'hai visto giocare hai ma detto... Ma della storia oppure di della quest'anno? Storia, la storia. Ma a me mi ha emozionato, va bene, la storia, non la squadra che sto dicendo adesso, però mi ha emozionato per esempio l'anno scorso l'Ajax come giocava. Sì, l'Ajax. Ma emozionato perché era fatta di giocatori che poco conosciuti, che poi però insomma hanno fruttato bene, certo. Perché 75 certo. milioni di euro dell'Elite, come si dice, De Jong all'altro, quell'altro, insomma bello, insomma, è vero, bello. Perché era una squadra giovane e con là si vedeva che era forte l'allenatore, e là si vede. Perché la squadra giocava ad altissimi livelli
sia sotto il profilo agonistico sia sotto il profilo tecnico. Adesso si è indebolita sulla carta, però con i giovani del vivaio gioca alla stessa maniera. Pensavo a De Ligt e mi è venuto in mente questo, che tutti quanti dicono che in Italia è più difficile giocare l'attaccante Ronaldo, che 40 gol a stagione in Italia non li fa, e tutti questi altri discorsi, ed è più difficile, faccio finta che è vero. Poi però una squadra come l'Atalanta, che fa faville in Italia, va in Europa e gli succede quello che succede. Non mi venite a dire l'emozione della Champions, perché l'emozione della Champions si può stare alla prima partita, alla seconda e alla terza non c'è più. E questo succede con l'Atalanta lì, con le squadre della vecchia Coppa UEFA, dell'Europa League, spiegato, che dal 99 che non vinciamo più quella manifestazione. Quindi c'è qualcosa che non guarda, perché se in Italia è più difficile la Champions League, no, l'ex Coppa UEFA, l'attuale Europa League. Europa League dal 99 con il Parma, che non l'abbiamo vinta più. Allora io dico, se è vero che in Italia, questo ti chiedo, è più difficile giocare, vuol dire che ci stanno squadre organizzate e formate da giocatori bravi. Ma perché quando andiamo in Europa gli schiaffi li prendiamo a coppie? Ma secondo me in Italia poi non è più difficile giocare, perché io dico quello che tutti gli allenatori dicono, che tutti io non lo penso assolutamente. In Europa è più difficile giocare perché incontri squadre più forti, più dotate tecnicamente. Cioè, un conto è incontrare Manchester City e un altro conto è incontrare non so il Lecce, per dire, con tutto il rispetto per il Lecce, o l'Udinese. L'Atalanta secondo me è stata molto sfortunata anche in Coppa dei Campioni. Fino adesso ha fatto 3 partite, con Manchester è stata sfortunata, cioè nel senso ha fatto gol, poi è rimasta con un uomo in meno, insomma, dopo ha fatto quello che ha fatto, ha preso tutti quei gol. Le altre squadre è stata sfortunatissima e quindi gli episodi sono stati... Io ho fatto l'esempio dell'Atalanta. Io l'aspetto ancora, queste altre 3 partite che deve giocare e vediamo che cosa fa in Coppa dei Campioni. Paolo? Sì, no, siamo in chiusura, quindi domanda breve, però togliendo dalla lista Massimo, Oddo e Zauri, c'è qualche allenatore emergente che piace a Franco Oddo? Non tra le squadre più celebrate, anche andando a pescare per esempio in Serie C o comunque la Serie B bassa, tra virgolette, visto che prima parlavamo di allenatori che possono fare la differenza, al di là della categoria. Ma ce n'è qualcuno che ti piace? No, c'è qualcuno che promette... Dacci qualche dritta, tanto non ci ascoltano qui magari. No, però io li voglio vedere alla prova, nel senso nel momento in cui si debbono confermare. Ma lo stesso De Zerbi, di cui parlano tutti bene, benissimo, di De Zerbi, dello stesso Giampaolo, che parlavano tutti benissimo. Poi bisogna che si confermi a certi livelli un allenatore, cioè deve dimostrarsi completo, nel senso anche sotto il profilo caratteriale, sotto il profilo della personalità, nel profilo di saper guidare l'ambiente, di essere, ecco, cosa che ad alti livelli è molto importante, anche saper gestire le situazioni, insomma, ecco, quindi... Totò, ti abbiamo lasciato per l'ultimo, perché sotto il profilo del gioco, scusa un attimo, ci sono tanti che scimmiottano il Guardiola della situazione. Però dopo bisogna vedere, dopo alla prova dei fatti, che cosa faranno effettivamente. Ti ho lasciato per ultimo perché conosci Franco nella sua storia di calciatore e di allenatore. Di calciatore, insomma. Forse anche qualche anno era più come allenatore. Ero forte. Quindi. Meglio come allenatore, dai, Franco. No, ero forte. Giocatore era forte. Però mi mancava il carattere. Non ha mantenuto le promesse. No, diciamo il carattere, non avevo carattere. Non hai mantenuto le promesse. E allora cosa. No, vabbè, la domanda che volevo fare, visto che vuoi tornare ad allenare, sarai un giochista o uno di quello che va a chiedere le soluzioni? Questo mi deludi, no, comunque. No, scusa, già lo sai. Sulla tua risposta, la dico come gli altri. Che è cambiato di testa. Cioè. Giochista alla grande, ma giochista perché il gioco sono convinto che porti di più al risultato. Cioè hai molte più probabilità giocando a calcio che non giocando a calcio. Poi dopo la singola partita nel calcio, purtroppo il calcio non è come la pallacanestro, la pallavolo. La pallacanestro, se è più forte dell'altra squadra, vinci. Al 90%, 95% vinci. Nel calcio no, la singola partita la puoi anche perdere. Sì. Perché è un gioco troppo fondato sulle occasioni, sugli episodi, appunto sull'errore arbitrale, su tante componenti. Il basket no.
a 2 secondi dalla fine fanno uno schema di gioco per andare a canestro. Esatto. Cioè tutto, sì, studiato. Sì, tutto studiato. Aspettiamo Franco Oddo su una panchina. Va bene, d'accordo. Grazie. Andrea, allora ci salutiamo, l'appuntamento è per domani sera, no? Sì. Appuntamento domani sera alle 20.30 con diretta stadio per il racconto di Juve Stabia Pescara e anche per le interviste del post gara. Però, visto che in studio avete parlato di Atalanta, vi do una notizia di pochi minuti fa: l'Atalanta ha conquistato la Supercoppa Primavera battendo la Fiorentina 2-1. E poi aggiornamenti nel girone B di Serie C: Triestina in vantaggio sul Fano 1-0, rete di Costantino, un abruzzese sul rigore, mentre Limolese ha ribaltato il risultato ed ora vince sul Carpi 2-1. È tutto. Grazie a Francesco Di Francesca, Riccardo Clinco, a Paolo Sinibaldi, Antonio Leonardis e soprattutto a Franco Oddo per la sua presenza in studio. Grazie alla GT Fotovideo con Gaetano Terrio e Stefano Reganati, a Loris Bennato, a Maurizio Daguì in regia, con Andrea ci rivedremo domani sera da Castellammare alle 20.30, quindi un in bocca al lupo alla Pescara per questa partita di Castellammare. Grazie per averci scelto.